Piri a Bologna, abbiamo uno dei protagonisti, Vito, ma da dove nasce questa idea? Beh, l'idea nasce da Francesco Freri e è stata messa in scena da Daniele Sala. Nasce da un divertimento, un pretesto per parlare di Bologna. Bologna città che amiamo, ma città che teniamo monitorata. Quindi il vampiro ci è sembrato l'essere più adatto nel fatto della sonnolenza, che morsi, che dissangua, c'è la debolezza. Quindi, perché Bologna è un po' dissanguata ultimamente. C'è ancora dell'energia, ma è un pochino così addormentata. Allora noi vorremmo invece che riprendesse quel bel vigore che c'era ieri l'altro. Sono state faticose le prove? Sì, sono stati 40 giorni di prova, con il caldo, con 150 fari sulla testa, 1000 watt l'uno, 150.000 watt sopra la testa, sì, sono state faticose. Ma il lavoro dell'attore è molto faticoso. Allora, so, tu sono 30 anni ormai, che prima recitavi con gli occhi, sì. Poi dopo è venuto fuori il corpo. Poi dopo è venuta fuori la parola, sì, ormai sono 30 anni che faccio questo mestiere. Cos'è che vorresti fare che non hai ancora fatto? Ce ne sono delle cose, dovremmo stare qui 3 ore per parlarne. Cioè, ce ne sono tantissime di cose che voglio ancora perché fare. Perché adesso scrivi, ti occupi di cucina, fai un po' di tutto. Beh, la cucina è la mia grande passione, quindi quella mi diverte al di là del mio lavoro. E sta diventando un lavoro anche quello lì, un lavoro secondario, però sì, ma io sono uno curioso, mi piace fare tante cose. Se dovessi rappresentare una commedia, un musical su un piatto, su cosa... Ma io farei le lasagne. Lasagne. Tu pensa alla sfoglia con tutti i ciccioli del ragù, la besciamella, la parte sopra croccante, verrebbe fuori uno spettacolo meraviglioso. Io fare nodo te su colo. Zappa, che stai facendo? Stringo bene cordino, così bavaglietto non si muove più. Zappa, amico mio, quante volte te lo devo dire? È inutile che cerchi di strangolarmi con la scusa del bavaglino. Tanto io sono già morto, chiaro? Quindi non cercare di farmi fuori per prendere il mio posto. Siamo qui con Roberto Malandrino, senti. E con Gianluca. E con Gianluca, senti, davanti a un rudere. Ma cosa ti ha portato ai vampiri? Intanto il rudere l'abbiamo messo proprio per far pandan, sì, con Mac. Cosa mi ha portato ai vampiri? Sì. Una scrittura privata. Sono stato assoldato come vampiro e così mi sono cresciuto, sono fatto crescere i canini e quindi sono diventato vampiro. Fai uno spot per far venire la gente a vedere questo musico. Costa poco il biglietto, è un posto bello fresco alla Villa delle Rose, si sta molto bene, si mangia anche bene, lo spettacolo così, però si spende poco, quindi no, lo spettacolo è veramente molto bello. Molto. Ve l'ho detto, è come il vino, più diventa vecchio, più rincoglionisce, diciamo. Cos'è così che dovresti fare, non è ancora fatto a livello di... Il pianista. Io, il pianista? Mi piacerebbe suonare il piano, ci provo, ma alla fine mi viene come battere come una macchina da scrivere e quindi lo lascio perdere. Lo esatto. Faremo insieme così come faceva lui. Sì, posso fare solo quello. Roberto Malandrini. Io scuso, Galbellissimo, io ho provato, magari funzionava, io topo capo. Adesso Zorba va via, striscia culo su muro come scolopendra rognosa, non disturbare più. Perdonate, vecchie trame e complotti di famiglia. Bene, come vi stavo dicendo, io a questo punto farei colazione con i vostri colli. Alt! Stop, lo confesso, all'inizio mi ero anche un po' impressionata, ma adesso siamo alla farsa. Ah, Penoni, cosa ti ha portato ai vampiri? Mi ha portato Daniele Sala, il regista, poi Freri, l'autore, e gli altri colleghi, però principalmente Sala e Freri, con cui lavoro fortunatamente da tantissimi anni. Perché tu non sei di Bologna, non c'è l'accento bolognese? No, anche se mi inquinano, per cui delle volte quando torno a casa mia, che non è che stia lontanissima perché sono piacentina da 2 anni, quindi sono comunque emiliana. Sì, anche se siete più lombardi voi. Esatto, io arrivavo da Milano, poi Piacenza, e sono spesso a Bologna, per cui delle volte torno a Piacenza e mi dicono mi sembri un po' il bolognese, anche se in realtà insomma non lo sono. Ma chi sono i vampiri in realtà nella società di oggi? Chi sono? Ce ne sono tanti, ma dovete venire a vedere lo spettacolo per capire di chi parliamo noi. Giusto, perché non è che stiamo a parlare. Perché sono anche, cioè sono tra di noi, sono sopra di noi, mescolati a noi, sono anche magari sotto, sono un po' dappertutto, bisognerebbe un po' insomma scovarli e mandarli a casa. Ascolta, tu sono mai già 15 anni, 20 anni che fai spettacolo, come ho chiesto a Vito, cosa vorresti fare che non hai ancora fatto? Allora, cosa vorrei fare? Il musical lo fa?
fatto, cinematografo di qualcosina ho fatto, mi piacerebbe fare una commedia di Goldoni. Una commedia di Goldoni, Colombina? No. Non proprio, ma tipo non so, i Rustichi, perché io a scuola l'avevo studiato Goldoni, mi piaceva impazzire questo veneto, questo veneziano del 1700, era bellissimo e mi piacerebbe tanto, un sogno nel cassetto, chissà, prima o poi, prima di morire farò magari un'anziana veneziana di Goldoni. Dai, va bene. Alt! Stop, lo confesso, all'inizio mi ero anche un po' impressionata, ma adesso siamo alla farsa. Sta cercando seriamente di dirci che lei, tutto questo bel carrozzone, sareste dei... Vampiri. Vampiri a Bologna. Io stronzate ne ho sentite, ma questo è proprio fumante. A Bologna non c'è neanche il negozio di Abercrombie, figuriamoci vampiri. Evidentemente sono molte le cose che ignorate di questa meravigliosa metropoli. Futuristica. Metropoli futuristica. Metropoli futuristica. Oh, scusi, ha presente quando ci si depila il polpaccio che è il silk e poi finisce la batteria? Che rimangono incastrati dentro tutti i peletti. Ecco, Bologna è una città che le si sono incastrati tutti i peletti. Evidentemente, perfetto, bravo. Quello che è importante soprattutto nella circolazione è anche un movimento ondulatorio. In questo caso, quando farete questa cosa, partirete tutti e andrete tutti da quella parte con questo movimento in croce. E lo faccio prima io e poi lo fate voi, prima di là, e rimanete voi spiaccicati contro la rete, spiaccicate, poi ritorno, voi di qua, giù dal fosso. Siete pronti? Proviamo, le grande, le grande, il passettino, cross, press. Andate, 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 bravi, tornate, così, bravi, così, ci siete, fermi, fermi, fermi che partiamo, energia totale, siete pronti? Dos. Paolo Maria Veronica, che si abbevera, anzi ha nascosto dopo questa grande fatica di stasera, complimenti. Grazie, grazie. Cosa ti ha portato ai vampiri quest'anno? Beh, ci ha portato Francesco Ferri e Daniele Sala con il loro testo e poi... parlare di una città che in effetti è vampirizzata, perché ormai siamo completamente andati, una città dove ogni giorno ce ne scopri una, non ultima la pista ciclabile dove si respira monossido di carbonio puro, insomma ce n'è da divertirsi, allora abbiamo detto divertiamoci parlando di questo. Ma chi è il vampiro in generale? I vampiri siamo noi nella nostra storia, siamo i vampiri che però adesso non ce la fanno più e quindi arriva questo vampiro che è una sorta di bolognese felsine, una cosa strana, un incrocio tra quello che sono le nuove razze. Una volta ci si accoppiava nord e sud, adesso si accoppia egiziani, marocchini, pakistani, nascono nuove generazioni. Forse questo sarà il futuro di una Bologna nuova particolarmente diversa. Quanti anni è che siete a Bologna? Dunque, io sono arrivato nel 91 con Padre Bozzi Show, poi sono stato qui tutte le estati, poi fisso è dal 95. 95, sì. Cos'è che ti manca di fare? Hai fatto tutto qui, hai fatto il Pullman, cioè, i talent. Non mi manca nulla, ma mi piace. Ecco, in questa città mi sono molto legato, anche perché è una città che in quegli anni ci ha dato moltissimo. Adesso questa è un po' una situazione generale, tutto il teatro, però lo spazio te lo ritagli sempre, perché soprattutto c'è ancora un pubblico con la P maiuscola e quindi molte operazioni si possono continuare a fare. Evidentemente non avete mai vissuto sui Carpazi nel XV secolo. Ma perché lei ci ha vissuto? Le nostre bare furono trasportate dalla Transilvania il 5 aprile 1412. Le poste in Transilvania si sono dimenticati le bare. A Malpensa si perdono le valigie, in Transilvania le bare. Sì, ma abbiamo recuperato il tempo perduto. E ci avete dissanguato. Io che pensavo fosse colpa di Guazzaloca del Civis. Cos'era? Il gnocchino di Genova ci ha dato una bella pacca, eh? Per non parlare di Del Bono, quello del gnoccone del Bancomat. Padrone, vi ho portato i guanti.